Ultimi preparativi prima di partire per questa GOAT League. Come? No, andrà nel video questo. Come? Non credo che andrà nel video questo. Dici no? E se lo decidessi io? Vediamo Fabio che prende le bottigliette d'acqua. Chiude il frigo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porteremo con noi all'interno di un evento incredibile. Infatti andremo per la prima volta alla GOAT League. Eh sì ragazzi, oggi prima GOAT League per Fabio Di Mauro, prima edizione. C'è tanto clamore attorno a questa competizione. Vedremo come andrà a finire e in che squadra sei. Lo diciamo dopo? Lo diciamo dopo, dai. Non lo spoileriamo? Allora ragazzi, per questo video dobbiamo lasciare almeno 5.000 like, obiettivo minimo prefissato. Noi intanto ci prepariamo, andiamo in macchina e siamo pronti a raggiungere Milano. Vedete che, ripeto, come col 9, le sa le cose. Sembra che non le sa, ma le sa a Milano, bravo. Quindi andiamo in macchina e andiamo a scoprire questo evento assieme. Andiamo. Andiamo. La prossima ce l'abbiamo alle 5. Alle 5? Di che arriviamo verso mezzogiorno, perché tu sei FDM. Finalmente giunti a Milano, questa GOAT League si sta avvicinando, come ti senti Fabio? Bene, bene. Non vedo l'ora di conoscere nuove persone, di fare questa competizione che sembra davvero, davvero bellissima. Eh sì, Vediamo. diciamo c'è il meglio del meglio di YouTube Italia, vedrai anche quelli che erano, vabbè, i tuoi vecchi idoli, un po' come Sì. tutti, sicuramente è un qualcosa che emoziona. Sì, sicuramente mi emoziona vedere gente che ho sempre visto anch'io da YouTube quando ero più piccolo e vederli in prima persona è bellissima, una bella emozione. Tra l'altro, se avessi potuto scegliere un capitano con cui stare, a prescindere dalla squadra in cui ora sei, quale avresti scelto? Te l'avevo detto, forse proprio loro, proprio Riccardo Dose, Awed e Dadda. Sì, Se... magari come figura così mi sarebbe piaciuto anche un Masseo, però un po' tutti, dai, sono comunque gente cioè, che conosco, molto famosa e quindi veramente mi sarebbe piaciuto partecipare con tutti. Eccoci arrivati al campo ed ecco il bracciale della GOAT League, fallo vedere Fabio, per lui azzurro in quanto giocatore, a me invece l'hanno dato bianco, per quanto tu sia nella squadra dei Blancos, alla fine ce l'ho io bianco. Come vanno i compiti, bro? Non sono fatto niente. Sei lentissimo. Ah, finito, manca l'ultimo. Tutto bene. Ehi, ciao, come stai? No, gioca Gabri. Ciao, Gabri. Com'è? No, ma come gioca Gabri? Lascia stare. Bello, figo, ci sta. Figo. Secondo te ci sono anche i nomi? No, Eccoci all'interno dello spogliatoio e si inizia a respirare odore di campo. Adesso è il campo degli altri, quindi adesso ci divertiamo ancora. Che qualità. Carico. Carico, carico. Io direi di far entrare due grandi squadre, Blancos e Golden State. Presidente, lei è teso, io sono tanto teso. Eccole qua le formazioni di Blancos e Golden Faccia State. da guerra, Facce da guerra anche perché è la seconda partita del girone più importante Ah, ma di oggi. hai Gilles Bernard, che è il Gilles Bernard, esatto, campione il dei palleggi in testa, no? Sì, esattamente. Anche molto veloce. Sta per partire la terza sfida, Ema. Tra Blancos e Golden State per il girone blanco, bianco. Io sono imparziale, ragazzi, bisogna esserlo. Allora andiamo avanti. Si aspetta solo il fischio Dai, dell'arbitro che arriva in dai, dai. questo momento. Guarda di dalle, guarda di dalle, guarda di dalle. Ed è Momo! attenzione, Momo! arriva Momo Batli sul pallone. Una piccola pillola statistica: ogni volta che arriva una squadra sulla palla, poi a gestire il primo possesso è l'altra. Al settimo minuto, sempre 0-0 tra Blancos e Golden State. Però la possibilità ora ce l'hanno i Blancos con il numero 3, Matteo Oliveto, che prova ad allargare la possibilità. Poi Oh, la porta che rimane vuota e non dai, mette dentro. Kyle, posso dire una cosa? Nei draft sembrava un fenomeno, non mi sta piacendo in bella, questo bella, momento. Vediamo bella, bella, bella. Gilbert e Nanna.
che cavallo che pazzo. Chiede calma, poi però bene. Sbaglia il cambio di gioco. Allora Luca Sperandio, CRS spera il sosia di Cristiano Ronaldo. Che ha fatto! Che gol! Proprio lui! Pazzesco! Un gol numero 7! Una carica impressionante! Fantastico! Aveva la possibilità di tirare, non ci avevo creduto, non l'ho neanche guardato, l'ha messa lì, dove non ci può arrivare il portiere Piccirillo. Da centrocampo. Posso dire che questo girone bianco oggettivamente mi sembra che abbia più qualità. Esatto, anche per quello che abbiamo visto sul campo, anche un po' più tecnica. Allora prova ad andare Chianese con il mancino, l'avevamo appena detto. Allora si riparte con i Blancos, che hanno anche questo mestiere, ovvero di perdere un po' di tempo. Ragazzi si sono spenti dopo il gol. Prova ad andare. Vedo poco attivo il mister. Con Daniel Dadda, il capitano, inquadrato Fabio Di Mauro. Per il momento non sono state ancora giocate carte, né da parte di un allenatore né da parte dell'altro allenatore. Prova ad andare, spera in Dio. Poi ancora Dadda. La palla arriva fuori. E allora riparte dal basso con la costruzione dal basso. I Golden State del Penguin, che devono comunque trovare un'altra soluzione per far male a questi Blancos, che sembrano aver preso il ritmo. Parte il cross, poi allontana Chianese. Riccardo Dose, probabilmente in questo momento quello che mi ha stupito di più. Sì, è partito bene anche nella prima azione, dove ha provato un cross dal vertice dell'area di rigore, poi è salito in cattedra là dietro. È un vero regista dei Blancos. Io ho notato che nel 7 contro 7 il regista lo fa quasi il difensore centrale. Prova ad andare ancora all'indietro con Sergei. Stanno guadagnando più tempo possibile i Blancos, che stanno gestendo il vantaggio in maniera più matura rispetto alle altre partite, o sbaglio? Io ti dico la verità, si vede che hanno fatto allenamento. Dose! Riccardo! E la attenzione! Palla non è entrata! Attenzione! Chiede il VAR! No, se gol me ne vado. No, però posso dire una cosa, ma è l'igienista mentale, Basilico? Ma che portiere è? No, è lui. No però cioè, c'è lui. Un portiere Penguin che non può circolare. No, me ne vado. Dai. Ma me ne vado. Ma questa l'hai venduta, dai, diciamo la verità. Questa è da calcio scommesse. Questa è da calcio scommesse. Allora, per favore. Attenzione, però ci colleghiamo con Omi VAR. Non lo so, io non ho visto, sto mettendomi la crema solare. No, la palla è al centro. Su un tiro quasi imbarazzante. Adesso lo rivedremo, ma un gol che non puoi mai vedere. Vediamo prendere. Il replay. Dose carica il destro. La palla che sbatte davanti a Diego Contò. Dici System. Poi però... Come ha fatto a finire in porta da lì? Cioè, gli rimbalza, gli va la dietro. La palla che... ma da qua è impossibile. Vabbè, è dentro però. Ah, è dentro. Nettamente dentro. Nettamente dentro. Nettamente dentro. Assolutamente il tiro di Riccardo Dose. Il gol del capitano. Posso dire che ci ha sempre messo qualcosa in più. Se lo merita Riccardo questo gol. Sempre più MVP. Che non se l'è buttata dentro. Parte il cross, non si intende. Sbaglia di entrata. Riccardo Dose. Ha una marcia in più questo ragazzo. Ci mette il cuore. Va a prendere la palla in rete. Riccardo Dose, Sergei. Per questi ultimi tre minuti del primo tempo di fuoco. Partono adesso. È partita la 4%. Con questa palla i Golden State, sì, con Momo. Te l'ho detto. Poi il possesso va all'altra squadra. Momo. Con Fabio Di Mauro, che prova a pensare al mancino. Lo serve. Attenzione. Poi forse Soltani. Perde un tempo di gioco. Nidal. Dai Gilbert. E allora Gilbert prova ad andare dalla parte opposta. Con questo cross in mezzo, Momo! No! Questo neanche Vieri contro la Corea. Ragazzi, questo è da ufficio inchieste. Gilberto mette in mezzo, morbido sul secondo palo. Poi capisce tutto Fabio Di Mauro. Anche lui ci sa fare. E quando si parla di calcio a 5, sale in cattedra il numero 6 dei Blancos. Mamma mia, Ricky, quanto mi piace Dose. Quanto mi piace Riccardo Dose. Io dico, con che calma gestisce il pallone, dà tranquillità a tutta la squadra, fondamentale. Prova ad andare in avanti Blancos in questo 5 contro 5 che potrebbe risultare decisivo. Mamma mia, che parata questa qui. Volta è stata una bella parata da parte di DC System. Diego Contò, Nidal, poi ancora Fabio Di Mauro, sempre per Nidal, che deve soltanto regalare la rimessa laterale. Ho sentito un fischio. Ne ho sentiti due. E allora finisce qua la prima frazione di gioco. Blancos 2, Golden State 1. Vediamo se
Attenzione, Momo arriva da solo. Momo arriva da solo, un po' rinunciataria qua la squadra dei Blancos, mentre il Penguin sta ritornando nella postazione qua in telecronaca. Si è ripartito, attenzione, perché non aveva agganciato il difensore dei Blancos e c'era, era nata una possibilità per Gilbert, ma non è stata sfruttata. Allora Fabio Di Mauro prova ad andare sull'auto di sinistra, fermato da due uomini. E allora questa è una buona trama, una buona scelta che però viene buttata via da Patrizio Canese, il capitano, che non sì, è entrato bravo, bene in partita. Allora calcio di punizione, arriva il fischio dell'arbitro, parte il sinistro e è una malattia questa qua, è una patologia da far vedere. In porta, dai. E allora i Golden State ci credono, attenzione. No, si lascia cadere. Tutto regolare. Abbiamo visto Gilbert protestare. Non ha protestato solo il Penguin. Ma il rigore è detto. Ma che rigore. Ma non è finita, perché c'è Vaula che prova a rientrare con la sterzata sul sinistro. Possibilità, attenzione, per le scarpe fluorescenti. Che però no, attenzione, lo scappetto di Dada! Lo scappetto di Dada! Ma che ha visto? Un gioco differente questo ragazzo! Un fenomeno, signori! 3-1 Blancos, ma che scavetto di Dada! Si è messo lì, tranquillamente, non ha temuto all'uscita del portiere, ma con uno scavetto. E allora anche Howard, il presidente, caro Christian, sa di vittoria questo gol. Ai 2 minuti e 40... A meno di clamorosi episodi. Mamma mia, ma Dose, come è entrato Dose? Anche attenzione, perché c'è Dada, perché uno contro uno. Possibilità, Dada! Ancora Dada! Ancora il capitano! Daniel Dada! E ancora Howard, che ritorna in campo. Una caporetto per, purtroppo, i Golden State, Cristian. Personal trainer con la passione per il ballo, ma soprattutto passione per le doppiette. Primo tempo, un primo tempo molto equilibrato, però non puoi partire sotto i due gol così. Mamma mia. Bravo Dada. Com'è bro? Com'è? Stamattina lo sentivo. All'inizio lo sentivo. Poi? Dopo un po' di tempo lo sentivo meno. Quindi ora come sei messo a livello inguinale? Adesso bene, solo che secondo me per me, cioè adesso che mi fermo mi scomunità. Adesso sto bene, cioè meglio delle aspettative. Come hai visto questa prima partita? Allora ragazzi, bella partita, bella. La partita tosta, bellissime queste partite, sono equilibrate, anche le regole, codali, cose varie, rendono sempre più stimolante e divertente la partita, quindi niente, mi sono divertito molto. Sei felice di questa vittoria? Sì. Cosa pensi dei tuoi compagni di squadra? Davvero mi hanno sorpreso, soprattutto Dose, mamma mia, tanta roba, un gladiatore, le ha prese tutte, davvero complimenti a lui, e anche Dada. Pensi che avresti potuto fare qualcosina in più o, vista la tua condizione fisica, secondo te hai sovraperformato? Nelle condizioni in cui ero, secondo me, sono andato bene. Adesso penso di poter far meglio le prossime. Questa ho anche bisogno di testare quanto potessi spingere. Pensi che puoi spingere di più? Adesso penso di sì, un pochino di più sì. Iniziamo con Sergei, io dietro, CR in parte a metà campo Oli. Raga, scusami Ricky, una cosa, mi sei parlato della difesa. Occhio voi due, perché vi lasciate sempre troppo distaccato. A sette raga, in un attimo con un lancio di viene di superare un attimo. Siete poi qui ci sta su, eh. Siete troppo distaccati dall'ultimo uomo. Quindi decidete chi dei due, ma uno deve stare. Lo deve mettere in casa. Ah, poi un'altra cosa, quando ci sono i time out per qualunque motivo, tipo per la carta, siamo svegli, prima era messa la finale nostra quando Fabio. Sì, non sì, è che sì, si situazioni importanti che ce l'hanno per non batterla. Cosa è successo? Loro hanno chiamato Carta, bar. E alla fine hanno ripartito l'ove. Sì, ma deve inserire anche quella contro stessa, è la nostra che non si capisce bene. Passo, prendiamo la palla. Inizia Nidal, a destra parte Di Mauro e davanti Dada. Quando... Chi vince? Blanco! Chi vince? Blanco! Chi vince? Blanco! Pronti per questa seconda partita, riscaldamento, come te la senti? Questa partita è importantissima, siamo concentrati. Dovete vincere per andare alle fasi finali, tra l'altro. Sì, per essere sicuri e non rischiare domani di restare fuori, anche perché i Red Lock sono la squadra più pericolosa e quindi è importante vincere adesso. Cercherai il gol?
ancora. Io cerco di vincere, poi se faccio gol va bene. Allora cercherai di vincere facendo gol? Sì. Metti soldi per la squadra, metà per l'abito, spendi. Sì. Quando arriva la palla, vedi, sul destro, molto capitato, dai piano, la buttare così all'incrocio, facile fare. Ma qua l'incrocio? Well. L'incrocio. Qua, l'incrocio fuori la strada. Dai, fa fuori, dai. Dai, ragazzi. Faccio l'attenzione alle stelle. Devo entrare in campo così. Come ti senti al vigile di questa partita, Riccardo? Io, anche se sto giocando nel campo dell'oratorio, sono teso. E quindi oggi ancora di più. Dai, dopo i primi gol me ne aspetto altri oggi. Speriamo. Spero di farli anche più belli. Diamo il benvenuto alla Fucina contro i Blanco. Si aspetta il fischio dell'arbitro per la penultima partita di giornata tra Fucina e Blancos. È un dentro fuori. Blancos, se vincono, vanno direttamente al prossimo turno. La Fucina, se vince, comunque tiene vive le speranze in attesa del turno che si giocherà domani. Ricordiamo sempre, tutte le terze partite per ogni squadra si giocheranno domani. No, perché forse voi non lo conoscete, ma il capitano della Fucina, questo qua, è quello che fa il falco invasore, quello che ha fatto l'invasione anche ai mondiali. Assolutamente sì, infatti... Chissà, dopo, se è più veloce di tutti. Dopo gli chiederemo anche com'è condividere il campo con Picci. Sai che forse non è la prima volta che lo condividono? Ah, intanto c'è un fallo di mano chiamato all'arbitro. Carta presidenziale, rigore presidenziale. Rigore di Manfredi. Parte Domenico Manfredi. Ed è da l'idea che potrebbe farcela. Domenico Manfredi contro Sergei. Domenico Manfredi. Domenico Manfredi. Proprio lui. Che porta avanti il treno della Fucina. Che adesso ci crede. E non vuole mollare. Anche Ciccione in campo. Vediamo ancora con Di Mauro che prova ad andare dentro in verticale, sbaglia però, forse bravo, capisce Michi, tutto meravigliosamente. Michi. Grande giocata da parte di Michele Danese. C'è tanta cattiveria, contrasto di gioco dice l'arbitro e anche da come l'abbiamo interpretato noi. Dose, palla illuminante, pensavo forse fin troppo. Esploso il pallone. Dose gli ha tolto la palla a Picci. Con un giro palla da parte di Michele Danese. Sponda di Picci che è ritornato in piena vendicativo subito forza atletica, sbaglia tutto, allora no, risbaglia a sua volta, allora prova ad andare il numero 7 con il suo destro, Faina. Salmaso ci prova, ma Dose ragazzi è veramente invalicabile. Io farei anche un sondaggio in chat, preferite fresco e zanzare o caldo rovente e non zanzare? In ogni caso con Di Mauro prova ad entrare dentro con la sterzata, poi Mattia Oliveto pensa alla conclusione ed è mica male, giocatore dilettante torinese, 23 anni. Non ci schiacciamo. Che... Io Fabio Di Mauro, per la mia esperienza, è sempre stato un centrocampista, adesso gioca laterale. Ma possiamo dire che Fabio Di Mauro è stato forse il primo degli youtuber calcistici e basta? O dico una cazzata? Non so mi ricordo dietro. Che lui faceva la sua carriera veramente tanto tempo fa. La Master League faceva addirittura ai tempi. Sì, eh? Ma c'ha 21 anni Fabio Di Mauro. Capito, ma è iniziato tipo che ne aveva 11. Ah, veramente? Secondo me sì. No, volevo parte sapere. La conclusione! Ma basta! Ed eccolo qua, il pareggio! Ma basta! Nidal. Fantastico! Ma no, Dada! Basta lasciarli liberi così davanti al portiere. Comunque, non stiamo notando, ma Dada sta facendo un lavoro di pressing impressionante. Sì, è vero, ragazzi, è vero. In realtà. Come diceva il presidente, c'è stato anche un cambio tattico proprio nei Blancos. E poi arriva questo attenzione fallo. Attenzione che è la sua zolla! Attenzione alla zolla, si infuria totalmente. Il bomber Picci, picchiato per tutta la partita. Addirittura Ortelli arriva a calmarlo. Attenzione, cioè siamo nel metaverso. Perché potrebbe arrivare qui Hakimi. Eccolo. E forse c'è lo spazio per la vasca, Andrea? Questo è sangue vero, dicono, se non sbaglio, da dentro il campo. Vediamo allora, conta i passi Picci. Ho paura della bomba che può tirare. Antonio Giulio Picci, vediamo. Sesta presenza in Gotlig.
non prova la conclusione. La prova invece, bravi, Davide Rizzini, 5 stelle, bravo di testa e impostazione. Giustamente lo faccio antirare. È quello che gli chiedevi, il Manfra Picci, sì, un po' di altruismo. Credere un po' nei compagni. Questo è quello, vedi che ha sbagliato. E ancora Falco insiste con un colpo di tacco un po' velleitario, infatti recupera tutto i Blancos. Occhio che si sta incattivendo la distinguono. Partita. Eccolo qua, Di Mauro che tiene campo il pallone, grande funambolico. Bravo, Di Mauro, bravo, però Michi. Provvidenziale la chiusura di Michele Danese. Cuore Barese, grande. Cuore Barese. Vediamo il numero 3 che prova a pensare anche alla conclusione, stavolta ha fermato molto bene. Ma non molla il 3. Matteo Oliveto mette in mezzo, poi si gira. Nidal Soltani, eccolo. Faina tocca l'arbitro. Attenzione. Chiamiamo il VAR. Attenzione. Cos'è che vuole il Faina? Io sinceramente non so neanche non ho capito cosa abbia visto. Dice che ha attenzione, chiama il VAR. Chiama il VAR. VAR di Enerix. Quindi Enerix. Dei Blancos. Sì, dei, scusate, della Fucina. Mi sentite? Faina in diavolata. Vai, perché Yomi avete chiamato il VAR? Abbiamo chiamato il VAR perché ha preso spazio in modo irregolare, l'arbitro non l'ha visto nonostante fosse un pezzo, quindi è giusto che si vada. Telli dice valuteremo. Prendiamo dei gol da Polli, raga. Andiamo a vedere il replay un attimino con Mattia Oliveto su Davide Rizzini. Ah, è qua il contatto tra Danese e Nidal. Dai, ma leggero, dai. Una spracciata del bomber. Facciamo un pull in chat, per favore. Un po' chiedo troppo a Salvo. Abbiamo detto, però, era un po' troppo tenera questa. Dai, leggero, dai. Ci può stare, però. È leggero. Lo potrebbe... Cioè, se te lo fischiano, ci sta. Sì. Ma se però non te lo non fischiano, vai a esultare, assolutamente. Infatti, vediamo quale sarà la decisione. È gol, è gol convalidato quindi. E allora i Blancos passano in vantaggio 2-1, signore, abbiamo perso quasi un minuto per questo VAR. Andrea Chimi, da solo in mezzo al campo, lancia il dado. Sarà 3 contro 3 più il portiere. Quindi 4 contro 4. E allora saggiamente i Blancos non rischiano troppo perché sono anche in vantaggio, ma... Si sono dimenticati di marcare Dallo! Eccolo! Come Ronaldinho! Ed è 3-1! Eccolo! Un'uscita pietosa da parte di Faina. L'aveva presa. Riccardo Dose, bellissima Dose. Che intelligenza. E il numero 9, Nidal. E allora possibilità per la Fucina. Che prova Sergei! Ma che ha fatto? Grande risposta di Sergei. No, allora, ti dico la verità, a me mi ha deluso fino adesso Nidal. Nettamente Abe impressionante. Okay, Abe sì. Però anche il nostro Rizzini non è male. Fucina ha la possibilità di ripartire a tutto gas con il pallone. Bravo Sergei qua ad uscire, a interpretare anche le idee degli avversari. No, e a fermarle subito. E questo è un portiere moderno. Poco cuore, portiere moderno. Mettendo. Poco cuore. Attenzione, pallone dentro per la conclusione. Grande. Miracoloso di nuovo il numero 1, l'estremo difensore dei Blancos. Sergei sta tenendo in piedi comunque il Blancos qua. La Fucina merita il gol almeno del 3-2, però siamo già dall'altra parte con Nidal. 5 stelle. Michi. Ok, cartellino rosso per Bomber Picci. No. Attenzione. Bruttissimo gesto questo da parte nostra. No, fa parte del gioco, sì, la parte bella. Ci vuole però la Fucina in questo momento in un in anche meno. Anche un uomo in più, i Blancos lo stanno gestendo molto bene. Infatti entrano in area di rigore con facilità. Sì! E arriva così il punto esclamativo per i Blancos. Vamos! Con il numero 2, il signor Daniele Vaula. Vediamo Fabio Di Mauro che prova ad andare con il doppio passo. Gran giocata di Fabio Di Mauro. Chiudila, Fabio. Che entra così come una lama nel burro. Allora ragazzi, cambio di idea dopo la parata del Faina. Il dado annulla il malus perché li voglio vedere pari dopo questa parata del Faina. Che ha fatto gol. Ma che partita sta vedendo? Vabbè, è indifferita. Questa è un meme, ragazzi. Ed è pronto a lanciare. Vediamo che numero uscirà. 4. Pallone per Sperandio, prova ad andare a giocarsi l'uno contro uno. Doppio passo, sterzata sul destro, rientra poi Faina. Mamma mia, Faina, la sicurezza alla che Neuer. Ti dà. Vediamo
Ancora i Blancos che infieriscono sulla fucina. Basta! Siglando un altro gol. Basta, basta. Annichilito dal terra. Mentalità inglese per i Blancos. Sì, non sì, mollano sì, nulla. Anche sul 6-1 sono già di là per cercare il settimo. Con vabbè, dai. Faina che non ci arriva per un soffio e la mette dentro così. Daniel Vaula, sento Omi da bordo campo, Omi. Chiamata del VAR, forse dei Blancos, per far fare un gol a Picci. Ragazzi, qua siamo alla partita del cuore quasi. Quando chiami il VAR per gli altri è volontariato. Aspetta, aspetta, racconta. È una partita del cuore, ragazzi. Io lo faccio per il pubblico. E invece adesso è arrivato il turno di nostri vincitori qualificati alle semifinali di questa God League. Ragazzi, io direi che non servono parole, ma basta fare un grandissimo oh. Non vinciamo niente. Oddio, ma è Ronaldo. Sì. Allora io cosa devo fare? Io non faccio sì. Volete dire qualcosa? Vuole spendere due parole qualcuno? Vai, vai, vada allenatore. Chi vince? Blanco! Chi vince? Blanco! Chi vince? Blanco! Eccoci dunque al termine della seconda e ultima partita di qualificazione di questa giornata. Domani ci sarà la terza, 7-1 per i Blancos contro la Fucino, contro la squadra di Manfredi. Come l'ha vista Fabio Di Mauro? Sì, dai, era importante questa partita, visto che adesso possiamo andare domani un po' più tranquilli. Ovviamente è sempre meglio vincere per classificarci meglio e affrontare i secondi dell'altro girone, però sicuramente possiamo giocare con molta più tranquillità e abbiamo anche dimostrato di saper battere comunque facilmente gli avversari. Quindi bella prestazione da parte di tutti, sono contento. Speriamo di vincere anche le prossime. Secondo Fabio Di Mauro, questa è una delle squadre candidate alla vittoria del titolo, della prima GOT League. Esatto. Secondo me ce la possiamo giocare. Ovviamente altre squadre, secondo me ce la giochiamo con Red Lock, la squadra del Masseo. A me preoccupa la squadra di ZW, sinceramente. In ogni caso, sei riuscito a trovare un grandissimo gol, sono giocata da Urlo. Oggi un po' opaco, come sei andato a livello di acciacco fisico, però il gol è straordinario. Ho giocato un po' più dietro per preservare il vantaggio, visto che serviva quello in quel momento. Anche perché ho visto Dose un po' isolato molte volte, con due uomini solo contro di lui. E quindi niente, gli volevo dare un po' più una mano e ho attaccato meno. Solo questo. Poi sì, quando ho giocato al centro ho avuto anche più possibilità di inserirmi. È stata una partita più di contenimento, secondo te? Sì, sì. Dà anche un po' più di morale in vista della giornata di domani? Sì, sì, come detto, era importante vincere, siamo felici e dai, vediamo se riusciamo a continuare così anche domani. Una cosa bellissima che ha detto il Pancio, che mi è piaciuto tantissimo, non so se hai sentito mentre giocavi, perché magari c'avevi l'adrenalina, Fabio Di Mauro è stato il primo che ha portato proprio il calcio su YouTube, ha detto ci sono da 10 anni, da quando aveva 11 anni, quindi è proprio stato il pioniere del calcio su YouTube Italia, ricordiamo è stato davvero il primo a portare questo tipo di contenuti, questi eroini, ricordiamo, facciamo anche una ricerca, hanno fatto anche una ricerca per sincerarsi che sì, quello che dicessero era vero, non hai sentito? No, non si. Forse con l'adrenalina del campo non si è sentito. Sì, vabbè, sto quindi è stata una cosa che mi ha fatto piacere perché, detta anche dal Pancio, da Omiatol, avvalora ancora di più il lavoro che abbiamo fatto. Sì, mi fa strapiacere. Sì, sì, vabbè. Sì, fa strapiacere che comunque qualcuno lo sa e quindi... Niente, sì, mi fa piacere che l'abbia detto. Detto questo, andiamo in chiusura, Fabietto. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, arriviamo a 5.000 mi piace se volete vedere il prossimo episodio della GOAT League. Inoltre vi ricordo ovviamente di iscrivervi, attivare la campanella, commentare e condividere il video. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!